Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, oggi sono qui per continuare a farvi vedere la strage che ho fatto il giorno della festa delle donne. Allora, ho fatto due piccoli ordini, tutti e due entrambi dall'Inghilterra. Infatti sono state spedite con Royal Mail, che appunto costa pochissimo, anche se appunto devo ricordarvi che il pacco in questo caso praticamente non è assicurato, però io appunto facendo spregio e cornine, in realtà a me è sempre andato tutto benissimo, ho sempre fatto praticamente la scelta di comprare le cose in questo modo e soprattutto dall'Inghilterra in realtà mi sono sempre arrivate, pur non essendo appunto assicurate. E infatti il postino non, come giusto appunto non dovrebbe neanche suonarvi perché non è necessaria neppure la firma. Però in realtà il mio postino ha suonato lo stesso perché comunque non entravano i pacchetti, non entravano neppure nella buca e quindi mi ha suonato. Allora, sono due ordini, vi dico subito che sono due ordini che desideravo da fare proprio da tanto, erano proprio delle cose che desideravo. Ho il primo un piccolo ordine, scusate questo pastrocchio, ma ho cancellato il mio indirizzo, è da Shunted, scusate, mi sa che non sia una cippa. Shunted Candle Shop. Allora, questo sito l'ho scoperto grazie a una ragazza sempre comunque su YouTube, ma perdonatemi, non ricordo il nome. L'ho scoperto così per puro caso cercando notizie delle Yankee Candle che mi hanno fatto venire voglia praticamente di queste candele, sia Lucy, North Star e Betta. E appunto mi hanno fatto proprio venire una voglia matta, poi io adoro le candele e così appunto avevo il piacere di provarle. Ho trovato questo sito che aveva veramente le spedizioni proprio bassissime. Ora vedo se all'interno c'è scritto, ma comunque le spedizioni erano veramente bassissime, di una sterlina e 90 credo, quindi sulle 2 euro qualcosa, e appunto per l'Italia era veramente difficile. Avevo provato su Amazon.it, ma in realtà la spedizione era di ben 9 euro. E quindi, poi trovando questo sito, ho deciso appunto di provare. Ho preso solo due candele, stavo sentendo. Se si sente l'odore dal pacco, direi di sì. Due candele perché appunto volevo provarle, perché non avendole mai provate dal vivo, volevo appunto vedere come erano un po' gli odori. Allora, aspettate un minuto che apro il pacco. Allora, ragazze, rieccomi. Ho aperto il pacco. Ecco, le candele sono praticamente queste. Sono piccolissime. In realtà dalla telecamera magari sembrano forse più grandi. E io ho preso la Vanilla Lime, non so perché mi ispirava in particolar modo, e il suo prezzo era di una sterlina e 30. Ora la adoro e vi dico un po'. Si sente l'odore molto forte di vaniglia e limone così. Del lime, così a primo impatto non lo sento, però poi magari accendendola magari lo sentirò. Sono quelle piccoline, votivo con la cosina per accenderla. E poi invece ho preso, questa l'avevo vista da Betta, ho preso la Garden Hideaway. Spero che riesca a vedersi. Sì. La Garden Hideaway. E che appunto avevo visto da Betta con la panchina e mi ispirava. Questa sa proprio di fiori, proprio i fiori quelli della primavera quando iniziano praticamente a sbocciare, bello. Mi piace molto. Ovviamente non posso dirvi un'opinione, sono carinissime. Ah, per la spedizione con due candele, la spedizione è stata di 2 sterline e 10. In realtà le spese cambiavano in base praticamente al peso. Io ne ho prese due e quindi praticamente è stato 2 sterline e 10. Sono molto felice di questo acquisto. Niente, ora le snifferò per tutta la giornata perché di solito faccio sempre così e appunto poi magari vi dirò. E già mi piacciono, ne sono sicura. Spero che non mi provochino mal di testa, ma in tal caso non è colpa loro, ma è proprio la colpa
della mia testa, che appunto è troppo sensibile, direi. Allora, questo pacco invece è un pacco che da tantissimo che desidero, e l'ispirazione, sì, perché l'ispirazione alle compere di solito la si prende da altre persone, l'ispirazione l'ho presa da Umaema, che io stra-adoro, ma così come anche Bertelusi, per carità. Beh, tutti coloro che io seguo io stra-adoro. E allora, praticamente Umaema è una grande appassionata di questo sito, Akamuti. Akamuti, ora io non vorrei dare delle notizie sbagliate. Allora, siccome non volevo darvi magari delle notizie false, perché io ovviamente l'avevo letto, però magari non lo ricordavo benissimo. Allora, Akamuti, che è questo sito che mi ha fatto scoprire Umaema, era da tanto che desideravo fare qualche compera, qualche piccola compera. E come potete vedere c'è scritto 100% cura della pelle naturale e organica. E praticamente questo nome Akamuti c'è scritto che viene proprio dall'Africa. Che significa piccolo albero e piccola medicina. E in realtà il tutto è stato iniziato con pochissimo, nel luglio del 2003, con appena 6 prodotti, ma ovviamente poi la famiglia si è allargata. Il tutto è fatto praticamente a mano, appunto è sottolineato il fatto che è fatto a mano proprio con le loro mani, tutti ingredienti completamente naturali, non ci sono assolutamente degli ingredienti chimici. E tutto è anche fatto il più fresco possibile, c'è scritto. Il sito è bellissimo, c'è un po' di tutto, ci sono degli oli, ci sono i burri, ci sono anche dei burri cacao appunto per le labbra, ci sono anche, se non mi sbaglio, qualcosa per i capelli, qualcosa per le mani, qualcosa per gli occhi e così via. Proprio tantissime cose, ovviamente tutto fatto naturale. Per quanto riguarda i costi della spedizione, era di pochissimo, perché è comunque in base al peso, io ho preso poco, quindi comunque il costo varia in base al peso, quindi come dicevo, va dalle 3 sterline e 50, stavo guardando, per ora vi stavo dicendo secondo la mia esperienza, stavo cercando di vedere, ma non riesco a vederlo, sì, dalle 3 sterline e 50 fino a salire, ovviamente quindi in base al peso. Io credo che sia un bellissimo sito e poi il fatto che praticamente è possibile aiutare appunto qualcuno a me fa veramente piacere, perché allora lo shopping lo si fa magari con più piacere se è possibile aiutare appunto queste persone, perché ovviamente comprando questi prodotti ci si aiuta l'Africa e appunto coloro che si dedicano a questi prodotti. Allora, ora procedo con l'apertura del pacco, non vi aspettate nulla di che, sono semplicemente 2 prodotti, infatti la spedizione è proprio venuta di 3 sterline e 50, semplicemente 2 prodotti che da tanto che volevo comprare e ora vi faccio vedere. Le 2 cosine che praticamente ho preso. Allora, ho preso praticamente l'olio di cocco perché il mio sta finendo. Il mio era praticamente quello di Dadalindo, con il quale ovviamente mi sono trovata molto bene. Però, come sapete, a me appunto piace sperimentare e soprattutto acquistare dei nuovi siti, non per Dadalindo, per carità, che c'è una ragazza simpaticissima, bravissima Diana. Però appunto volevo provare un altro olio di cocco e poi il fatto appunto che potessi aiutare, cioè ripeto sempre le stesse cose, che potessi aiutare appunto in qualche modo con il mio contributo mi faceva molto piacere. E infatti una mia prossima compera sarà quella su Shiba Tarte Cottage, che appunto è un altro sito molto bello e sempre si basa sempre sull'aiuto in Ghana. Quindi mi piace molto questa cosa, così almeno lo shopping diventa anche una cosa, diciamo, con 2 scopi. Allora, ho preso praticamente l'olio di cocco, Organic Virgin Coconut Oil. Questo olio devo dire non è super economico, per esempio da Dadalindo lo prendevo a 2 euro, credo, però era un olio di cocco raffinato. Invece questo non è raffinato. Il suo prezzo è stato di 150 grammi di prodotto. Aspetta che vi faccio vedere dietro, se
c'è scritto. Allora, 150 grammi di prodotto, il suo prezzo è stato di 6 pounds, 5 pounds e 94 precisamente. Vediamo cosa c'è scritto dietro. Vabbè, l'olio di cocco è ricco in minerali e viene usato tradizionalmente come appunto per nutrire e mantenere la pelle morbida e soffice. Si assorbe facilmente, è meraviglioso anche per un massaggio, anche per il cibo, appunto, così come quindi è buono, c'è scritto proprio dalla testa ai piedi, top to toe. E anche appunto un burro per i capelli e anche per maschere, come dire, maschere pre-wash conditioner, cioè maschere appunto di balsamo pre-wash, cioè prima del lavaggio per i capelli. Infatti proprio come lo utilizzo io. E poi appunto io lo utilizzo, come già vi ho detto parecchie volte, ovviamente l'unico ingrediente è quello dell'olio di cocco. E lo utilizzo appunto proprio anche per struccarmi e per i capelli. E qui c'è scritto appunto che viene dall'Oceano Pacifico, dalle comunità dell'Oceano Pacifico, e che questa produzione dell'olio non fa altro che essere una parte integrante della vita tropicale dell'isola. Ecco, allora questo è l'olio di cocco, credo che sia chiuso, almeno penso, se riesco a farvi vedere con una mano. No, non è chiuso. Mamma mia. Ragazze, un odore stupendo. Stupendo. Proprio un odore di cocco. Invece quello là, raffinato di Diana non ha odore di cocco. Quindi magari chi vuole praticamente utilizzare il cocco, però non sopporta il suo odore, però appunto piacerebbe avere gli stessi principi, può appunto utilizzare quello di Diana, che lo trovo anche ottimo, non mi ha mai provocato alcun problema. Allora, poi un altro prodotto che ho preso, sempre sotto ispirazione, un po' di mal di mare, da Umaema, è praticamente il sapone a camuti, l'autentico e africano soap black, sapone nero. Il sapone nero, questo qua ho preso io, la misura di 130 grammi. Il prezzo è di 3,95 euro sterline. Ora io non riuscirò probabilmente ad aprirlo, o meglio, vediamo se ci riesco. Ah, ecco sì, molto facile. Ecco, pensavo fosse qualcosa di più complicato in realtà. Allora, il sapone nero è praticamente questa, è la misura di 130 grammi. L'odore ha un odore. Devo dire molto, io la prima volta che l'ho vista Umaema, vi giuro, mi ha fatto un'impressione perché è praticamente un sapone nero. Mi ha fatto subito impressione, però poi ho letto anche nei suoi diversi commenti, e poi ho anche parlato con lei e gli ho chiesto. Lei mi ha detto che anche appunto in realtà è un sapone delicatissimo, che lei l'ha utilizzato per il viso anche nei suoi momenti più difficili, dove appunto la pelle appunto stava subendo un periodo abbastanza difficile, le bruciava tantissimo. Utilizzava questo sapone e lei si è trovata strabene. Quindi mi ha convinta perché io ho una pelle molto sensibile. Certe cose, anche se sono del tutto naturali, non mi fanno neanche bene. Però mi ha convinta, ha voluto fidarmi praticamente di lei e appunto l'ho preso dopo parecchi mesi. Però appunto l'ho preso, era da tanto che tenevo sott'occhio a Camuti. L'odore è. Boh, io ci sento odore di terra, non lo so, di terra bagnata. Aspettate che odoro meglio. Beh, l'odore è comunque di pulito, quello è sicuro, però sa tipo odore di terra, la terra quando praticamente si bagna perché non piove da tanto tempo. Boh, sarà la mia impressione, non prendetemi per scema. Comunque, il sapone è questo, che utilizzerò sicuramente anche per il viso, alternandolo magari a altri detergenti. Sono sicura che mi piacerà, ne sono sicura, non so perché, però ne sono sicura.
Sono molto felice di queste due compere, non potete immaginare il mio entusiasmo. E poi mi piacciono anche tantissimo le confezioni, c'è queste donne, per esempio questa donna qui con il cocco, ma anche questa figura è bellissima, cioè le trovo veramente fantastiche. Anche questa scatoletta mi piace un mondo. Sicuramente farò come Umaema, vi consiglio di andare a vedere il suo video perché lei praticamente spezzetta il sapone, non lo mette lì come noi utilizziamo praticamente tutte le saponette, ma appunto lo taglia a pezzetti per la quantità che utilizza. Lo taglia appunto a piccoli dadini. Quindi probabilmente farò anch'io così da utilizzarlo poi ogni mattina o la sera per il lavaggio del viso. Ragazze, sono veramente entusiasma, sì, vabbè, ok, entusiasta. Questi prodotti mi piacciono un sacco, l'olio di cocco ha un odore pazzesco, non vedo l'ora di utilizzarlo perché appunto il mio è quasi in procinto di finire, ci siamo vicini. E allora ragazze, se avete domande chiedetemi pure, sicuramente mi sarò dimenticata qualcosa. Ah, ecco, scusate, la spedizione, come vi dicevo, non è tracciabile, quindi allo stesso tempo è anche molto molto lenta, quindi se non arriva subito non vi preoccupate. I miei prodotti ci hanno messo all'incirca, così come anche le candele, ci hanno messo 10 giorni per arrivare, contando, escludendo le domeniche, però contando i sabati, perché non so se è festivo o non festivo in Inghilterra, non lo so come lo considerano. Comunque ci ha messo all'incirca 10 giorni escludendo le domeniche, quindi ovviamente più di 10 giorni. Perché l'ordine, come vi dicevo, l'ho fatto la festa delle donne, non c'era alcuna offerta, ma ugualmente quel giorno ho fatto appunto questo ordine. Sono felice di questo ordine, ringrazio tantissimo Umaema che mi ha fatto conoscere questo sito, mi piace molto, e ringrazio anche Lucy e Betta che mi hanno fatto conoscere queste candeline, che cercherò appunto di utilizzarle al più presto, accendendole appunto e poi facendovi sapere che effetto mi fanno. Un bacio a tutti e a tutte e a presto, ciao!